Buongiorno ragazzi, oggi è domenica e siamo nella nostra casetta dove veniamo sempre per i weekend. Mi avete chiesto in tantissimi di farvi il tour di questa casa che non so perché non ho mai pensato di fare e che è poi la casa dove io e Tomas abbiamo vissuto non appena ci siamo messi assieme, quando io sono tornata da Amsterdam praticamente ed ho portato giù tutta la mia roba, quindi abbiamo vissuto qua da settembre-ottobre del 2015 fino a maggio del 2016, quando io poi ho comprato un appartamento e siamo poi andati a vivere da me per un anno e mezzo, una roba del genere. Questa in realtà è la casa, perché mi chiedete in tantissimi e poi anche sui cagnoloni, ma chi ci sta dietro, quello che ci siete. Allora, questa è la casa di famiglia di Tomas, ok, dove lui praticamente è cresciuto e dai 10 anni in poi, perché prima lui è nato a Gorizia, quindi hanno vissuto lì, e quindi questa è la sua casa di famiglia, ok, e quindi ci diamo un po' il cambio, non ci siamo solo noi qua, c'è sua sorella con il suo fidanzato, a volte appunto siamo assieme con loro perché capita che siamo nello stesso periodo, a volte c'è la mamma di Tomas che viene ogni giorno e poi insomma c'è anche la signora delle pulizie, quindi non vi preoccupate per i cani che ci siamo sempre, c'è sempre qualcuno con loro, anzi sono sempre super in compagnia, e però appunto in estate di solito ci fermiamo molto di più perché essendoci, non so perché questi occhiali sono tutti storti, essendoci appunto la piscina e c'è molto più fresco qui essendo campagna rispetto alla città, quindi in estate ci fermiamo sempre molto di più, ma appunto è anche bello farvi vedere questa casa perché all'inizio della nostra relazione eccetera non volevo farvi vedere tutto il tour della casa dove abitavamo perché insomma non mi sentivo proprio tanto di invadere così e mentre adesso insomma è comprensibilissimo che ci chiediate eccetera, e quindi anche Tomas è molto contento, adesso vi farà lui il tour completo. Qui c'è un parco gigantesco, perché non si può definire giardino, tutto attorno a questa casa stupenda c'è questo parco bellissimo e Tomas è molto affezionato ai suoi alberi e al, appunto a questo mega giardino, quindi vi farà vedere tutto quanto, tutto il giardino eccetera. Non so se vi interessa tantissimo, se volete vedere di più la casa e la piscina eccetera, però secondo me è giusto farvi vedere tutto. E volevo tra l'altro fare un vlog oggi e includere questo tour nel vlog, però siccome la casa è talmente grande, il parco è talmente grande, non volevo includerlo nel vlog, altrimenti insomma sarebbe stata una cosa lunghissima, quindi vedrete proprio adesso solo il nostro home tour e che spero vi piacerà. Siamo pronti, ovviamente la nostra guida sarà Tomas e ci farà vedere tutto quanto, e dovete sapere che questo è l'habitat naturale di Tomas perché lui piace tanto fare giardinaggio, piace stare nella natura e quindi lui conosce tutti gli alberi qua e tutto, quindi vi seguiremo Tomas. Ok, pronti? Incominciamo subito. Questo è un sommaco. Ok, grazie. È un cespuglio. Ok. Un cespuglio che è molto noto qua sul caso. Musichetta di Quark, 3, 2, 1, tac! Vai. Perché in autunno diventa rosso. Ok. Rosso o anche giallo rosso, diciamo, e diventa molto colorato. Infatti tutto il carso è molto colorato in autunno. Proseguiamo. Allora, qui se andiamo dritti si va verso la casa. A destra lo vedete, qui c'è un altro sentierino che porta, scusa, volevo solo spiegare, che porta verso il garage. E appunto, quindi casa dritta, garage di là. Okay. E noi adesso... E questo è il mio albero preferito che ho da sempre. Sì. Che l'ho piantato io. E quanto era grande quando l'hai piantato? Veramente così. Oddio. Mezzo metro. Oddio. Questo qua che adesso è molto alto. Diciamo sicuramente... È enorme. Avrà 7 metri. Sì, 20 anni fa, dai. Mamma mia. Bellissimo comunque. Questo abete, sì. E qui ci mettevate le luci una volta quando eri piccolo per fare tipo l'albero di Natale? Sì, all'inizio sì, dopo ovviamente è molto grande. Ecco. Sì, è bello. Che bello. Ok, dai, proseguiamo. Allora, vi dico subito. Allora, la cosa principale qua... Oddio, queste... altra musichetta di Quark, tac! Sono queste rocce. Sì. Che sono dappertutto, sono calcare dappertutto, sì, sul carso. E sono queste rocce che si mostrano dappertutto. Ok. Che hanno tutti questi... segni dell'acqua che scola giù. Oh, ok. Vedi i segni? Non lo sapevo neanche io. Canali, sì, vero. Ecco. Sono tutte queste rocce enormi. Ok, qui che cosa c'è qua? Che cos'è questo? Questa è legnaia. Legnaia? Era una sauna. Ma sì, ma... Però i tipi che abitavano prima qua praticamente tanti anni fa l'hanno un po'... No. Ok.
com'era la storia? Sì, era già un po' così. Diciamo, noi quando abbiamo preso la casa non c'era più la sauna. Ah, ok. Però originalmente era, ecco, era una sauna, sì. Però adesso sì. È tipo uno sgabuzzino, non lo so. Allora, in generale qua ci sono querce, sì. Anzi, per dire la verità, roverelle. Ok. Roverelle. E carpini. Ok. Carpini neri. E grisca biondina. E queste poi sono i tilli. Tilli. Tilli, ok. Ciao Grisca biondina. Grisca biondina. Questa è Grisca biondina. Perché lei si chiama Grisha ed è biondina. Vedi, qua c'è un sommaco vicino al cancello e qua ce ne sono altri due. Ok. Altri due sommachi. Ok. Grisca biondina. Allora sono pastori del Caucaso, ragazzi. Poi vedrete anche Grof, l'altro cagnolone. Vieni Grisca. Facciamo il tour con te, vieni. Vieni Grisca biondina. Ok, e qui si prosegue appunto per questo sentiero. Grisca anche ci fa vedere tutto qua. Questi sono sempre quei abeti del Carso, che diciamo che li ho piantati io qua e là, diciamo così, come mi piace a me. Si piazza là e aspetta che la carezzi. Sì, sì, sì. Non è parte la zampa? No, adesso oggi. No, oggi no, oggi no. Oddio Grisca, poi gli piace che le gratti le orecchie. Oddio. Ok, poi ti piace farci fare il giro? Sì. Ah, questo invece è un ciliegio. Si è dimenticato, ciliegio. Ok, vai. Questa cos'è, un'altra quercia? Sono due querce, sì. Ok. Anche quelle, queste sono tutte querce, sono tutte roverelle. Tutte roverelle. Qui c'è un altro abete. Anche discretamente grande. Sì, però questo l'ho portato da Nanos. Cioè non è un carsico, però è uno. Scusa, ma tu fregavi gli alberi in giro, forse sarebbe meglio non dirlo. No, ma no. No, qui là li trovavo. E dove l'hai trovato? Boh, vabbè, sorvoliamo, ragazzi. Questo qua sul Nanos. Ok, ah, su un monte ti sei sul portato monte, via. Sì, che a 1200 metri. Oh, mamma mia. Vabbè, io non ho parole. Però è bellissimo, devo dire che è veramente bellissimo. Beh, io l'ho preso che era così piccola, così. Oddio. Non così. No, così piccola era, così. Oddio. Mamma mia. Sei vecchio. Ok, poi. Poi. Proseguiamo sempre per il sentiero. Oh, Grisha ci ha abbandonato perché è stanca e fa troppo caldo. Quindi noi siamo partiti di là, abbiamo fatto tutto questo giro e adesso. Sì, giocavamo a calcio, diciamo. Ah, sì? Sì? Ok. Lì c'è un'altra entrata che però non usiamo quasi mai. Qua invece abbiamo un barbecue. Sì. Anche questo non lo usiamo mai, ma no, è un peccato, no. Dobbiamo assolutamente metterlo a posto e usarlo perché è bellissimo. Sì. Cioè guardate che bella zona barbecue. Sì. E noi la griglia la facciamo, ma usiamo quell'altra che è più piccolina. E qui invece sarebbe davvero bellissimo mettere a posto e iniziare ad usare questo barbecue. Sì. E abbiamo anche tempo volendo per questa stagione. È molto molto bello. E qua metti un sacco di roba peraltro, ma questo lampione invece che cosa ci fa qua? Diciamo che all'epoca, prima che noi avessimo qua, niente funzionava. Ok, ok. Qua stanno crescendo susini, vedo. Sì, ho visto anch'io. E questo è un fruttetto. Dai, qua. facci vedere. Non faccio vedere perché non ci sono tanti alberi. Però. Ah, ok, beh, però allora guardiamo una panoramica da qua, ragazzi. È un fruttetto. Ma come non ci sono tanti alberi? C'è il fico. Andiamo a vedere, ci sono due alberi di prugne e susini. Allora, prugne. Ok. Prugne, però non ci sono. No, quello le ha, come no, guarda. Sono le ha. Piccole, però stanno crescendo. Vabbè, dettagli, ragazzi. Sì. Questo è un altro. Pera, no. Oh, questo è sempre un. Prugna? Questo è sempre un prugne, vedi che sono piccole. Ah, oh, sì, le vedo adesso, guardale, come no, perché dici che non ci sono? Ci sono un po', sì. Ok. Questo è un piccolo ciliegio. Ah sì? Sì. Non l'ho riconosciuto dalle foglie. Sì, è vero, un ciliegio. Un piccolo ciliegio. Questo non c'è più. È un pero. Era un pero. Rip. Sì. Ok. Io penso che dovrei avere la musichetta di Quark su tutto questo video. Questo. Tra l'altro scusatemi che sono senza trucco, ma insomma siamo qui in piscina. Questo. Volevo sbagliare. Mi sembra che è un melo, ma non sono sicuro. Davvero?
Veramente non sono sicuro veramente stavolta. Beh, vedremo cosa crescerà. Ok, poi. Allora, qui c'è una cuccia per i cagnoloni, ma ne hanno altre due, tipo, hanno tre cucce. Ok. E qua abbiamo un altro... Questo è uno dei miei preferiti, però quest'anno praticamente non fa frutti, non si sa. Qua ce ne sono, guarda. Sì, ce ne sono, ma ancora non sono pronti. Sì, è vero, ma l'anno scorso ne aveva tanti in più. Ok, e poi saliamo i gradini, qua. Puoi raccontarci di come l'hai fatta tu questa cuccia? Eh sì, praticamente questa era dall'altra parte della casa, sì, in giardino. E praticamente non era bello avere là questa cosa bianca. Praticamente ho provato io a portarla qua con dei miei amici. Abbiamo portato qua. Praticamente abbiamo deciso di pitturarla e dopo non l'abbiamo fatto. No! È rimasta così. Beh, ma è bella però. Sì, però serve da pitturarla. Ok, ecco, ok. Però ho fatto la base, che prima sotto era tutto marcio. Cioè adesso ho fatto. Guarda che, fatto, che fatto, spaziosa poi. Sì, infatti, diciamo, adesso è bella solida. Sì. Serve solo da pitturarla e un po' da. Beh, insomma, sono molto viziati, hanno tre cucce che non le usano quasi mai praticamente. Mai. No, loro dono comunque fuori. Ah, Grisha ci ha raggiunti da questa parte. Lo dormono fuori. Ciao Grisha! Ok, poi qui ci sono i gradini. E arriviamo alla zona più bella, secondo me. Guardate le impronte dei cani quando hanno cementato. E qui c'è la nostra piscina con George. Con George. E la nostra piscina bellissima, che è stata rifatta tutto a nuovo. Vero? Poi qui ci sono tutti gli olivi. Sì. Che sono forse l'orgoglio più grande di Tomas. Sì. Uno è nostro, eh? Sì, poi lo facciamo vedere il nostro. Aspetta, perché? Perché ho fatto la tesi di laurea sull'olivicoltura qua. Sì. Sullo sviluppo dell'olivicoltura qua. E ne ho piantati 9. 8! Uno ce l'hanno regalato per il nostro matrimonio. Okay. Dopo lo facciamo vedere, che è più piccolo. Adesso. Ok, e quindi sono, eccoli qua. Sono tutti attorno alla piscina. E sono tutti bianchera. Tipo okay. Bianchera. Ok, ah, qui c'è un altro susino o prugna, come volete chiamarlo, che ha i frutti. Piccoli ancora e verdi, ma sono buonissimi, non vedo l'ora che siano pronti da mangiare. E qui appunto ci sono tutti gli altri olivi, tutti attorno alla piscina, che è davvero bellissima. Solo io ancora, sì, mi ci sono tuffata una volta perché è troppo fredda quest'anno. E poi qua sotto che cosa c'è? Sotto c'è un'altra casetta. Qui c'è il robot che pulisce la piscina. Sì. Un'altra casetta, tipo con attrezzi dentro per il giardino. Ok, che era anche questa una sauna, ma adesso ci sauna, sono tutte sì. Le robe del giardino. Infatti dentro ha tipo l'impalcatura di una sauna. Ok. Praticamente, boh. Però non la usiamo mai. No, non la usiamo mai. Ok, e poi non continuiamo. C'è non c'è più, ok. Beh, qui c'è la doccia. Possiamo sciacquarci quando ci siamo fatti il bagno. Io amo queste palme e questo è un altro ciliegio. E quello un altro olivo. Due ciliegi? Ah sì, vero, sono due. Pensavo fosse uno grande. E qua c'è anche un altro. Ci ho mai fatto caso. C'è un altro sommaco. Ok, visto. E qua invece c'è la l'olivo. Il papà di tutti gli olivi. No, il papà, diciamo, questo me l'hanno regalato per la laurea. La mia famiglia. E quanti anni ha? 160 anni adesso. Ammazza. Wow, infatti è bellissimo. Perché quando me l'ho comprato era 150. Ha anche un sacco di piccole olive, le vedete? Sì. Oh, una mi è rimasta, vabbè. Comunque un sacco di olive. E poi qui invece c'è il nostro, che ci hanno regalato quando ci siamo sposati, quindi l'anno scorso. E quindi l'abbiamo piantato qua, perché così insomma mi sembrava carino averli tutti qua assieme. Ed è già un po' più grande, Come sarebbe bello piantarne uno ancora uno più avanti. Dici? Chissà se farà olive questo. Un po' più avanti. Sì. Ancora uno. Sarebbe bello. Così abbiamo 10, dici? Sì, 10. Ok. Allora, io entrerei dall'entrata principale in casa, quindi okay. Da là. Poi qui, questi sono i gradini che portano alla nostra camera, ma poi vedrete dall'interno. Comunque si esce qui e c'è la piscina, che è bellissimo. Di là si va appunto verso il garage. Lì abbiamo iniziato a filmare, poi abbiamo fatto tutto il giro attorno alla casa e adesso passiamo di qua. Ah, qui invece c'è una piccola
Cos'è un piccolo abete questo? Questo è un piccolo abete che mi ha regalato un brand. Non il Natale passato, ma il Natale prima ancora. E ovviamente in appartamento non sapevamo dove metterlo, quindi siamo venuti qui e l'abbiamo piantato qui. Ed è già cresciuto un po'. Sta crescendo. Sì, è bellissimo da vedere. Aveva tutti i gingilli, eccetera. E appunto l'abbiamo piantato qua. Poi dovremo toglierlo da qua, penso, perché non so se sarà proprio, non avrà tanto spazio qua. Però sta crescendo. Questo è il mio abetino piccolino, ok. Poi Lice Grove. Adesso andiamo dall'entrata di là. Qui c'è la lavanda. Fiori bellissimi che non so come si chiamino. Lì ci sono anche le fragole, un sacco di fragole. E ne abbiamo raccolte un sacco le settimane scorse. Ah, qui c'è un sommato, vedi anche qua. Cioè, poi rosmarino qua. E vabbè, di lì abbiamo iniziato a filmare, appunto abbiamo fatto tutto il giro attorno alla casa. E adesso invece entriamo proprio dall'entrata principale. Groff è il maschio, che dovete sapere non ha voglia. Non c'ha tempo per noi. Groff. Oh, Groff è come Knows. Povero, lui è cieco, quindi non so se ci ha visto. Povero Groff è come Knows. Miken vuol dire piccolo, ragazzi. Così lo chiama Tomas. È piccolo, c'ha solo 85 kg. Ok. E qui c'è un'altra cuccia. E qui entriamo in casa. Entriamo in casa. Ciao Groff. A me piace un sacco questo, però non lo usiamo mai. Cosa? Ah. Bellissimo, secondo me. Ok. Grisha sta passeggiando. Ok, e qui c'è l'entrata principale. Ok. Si può entrare anche dalla cucina, anche dalla piscina. Sì, qui c'è un'altra entrata. Questa è la porta principale. Ok. E qui praticamente, vabbè, abbiamo divanetto. Questa è la mia. Sì, volevo passare. Ok, passiamo subito. Il regalo che abbiamo fatto anni fa quando sono laureato. Sì. Quindi questo pure l'olivo. No, questo era quando sei tornato a casa da quel brutto incidente che Tomas ha avuto, sì, in moto. E gli hanno fatto questo regalo quando è tornato finalmente a casa dopo più di un anno dall'ospedale. Sì, ma regalo che io avevo già disegnato sulla, cioè già. Sì, lui l'aveva disegnata. E loro, praticamente la sua famiglia l'ha resa realtà, dai, l'hanno creata. E quindi tu quando sei tornato hai trovato questa sorpresa. Sì, e vedete, ho fatto la testa sopra così. Ah, tipo il, sì, ok, c'è tipo, sì, una cupola sopra, sì, questa è stata cupola. Un'idea di, sì, Tomas. Perché se no andava dritta, no? Certo. Oppure tutto pieno fin su. E poi, ma hai disegnato tu anche tutti questi dettagli? Tutto, sì, che tutto, bella. Tutto. Molto bella ed è funzionante, ragazzi, perché in inverno ci mettiamo la legna così e si accende e riscalda tutto l'ambiente. Ok, proseguiamo. Allora, qui c'è tipo una specie di zona relax con poltroncine, divano. Io amo il marmo rosa che c'è. È marmo, sì. Sì, marmo rosa. Marmo rosa che è bellissimo. Io sono innamorata di questo pavimento e anche dell'arredamento in genere di questa casa. E proseguiamo quindi di qua. È bellissimo il caminetto perché in inverno, quando qui fa freddo, si scalda sia con la stufa che con il caminetto. Ovviamente c'è anche il riscaldamento, però è bellissimo avere il caminetto. Qui c'è la TV e ci sono i divani. E poi qui arriviamo alla... Lo riconoscete questo libro? Chissà se lo riconoscete. E qui c'è la sala da pranzo, la zona pranzo / cena, anche se in estate mangiamo così sempre fuori. E poi invece di qua c'è la cucina. Sì. E quando siamo entrati di là e si può fare sia il giro dall'altra parte che abbiamo fatto noi adesso che invece passare direttamente qua dal corridoio, vi accendo la luce. Eccoci qua, quindi. E poi si arriva in cucina, che, ok, Tomas vorrebbe fare un sacco di cambiamenti qua in cucina, però insomma, dai, vedremo, anche perché non siamo noi proprio a dover decidere. Comunque, qui c'è tutta la cucina, con un tavolo piccolino che usiamo per colazione qualche volta. E questo è quanto, insomma, lasciate stare i piatti, vi prego. Abbiamo la lavastoviglie che non ci funziona. Amo il frigo così gigantesco. Di qua
aspetta che accendo la luce, c'è questa porta, la lasciamo sempre aperta. Qui c'è un bagno, che è quello che usiamo di più perché è proprio vicino alla cucina e alla zona giorno. E questo qua. Poi, allora, di qua, ok, qui c'è tutta una dispensa, non lo so, ci sono dei... Sono i libri. Ah no, di là ci sono tovaglie. Ah sì, è vero, mi dimentico sempre che da questa parte ci sono i libri che si vedono dall'altra parte. Ok. E di qua invece c'è un altro stanzino piccolino che una volta era una dispensa, mentre adesso hanno fatto questi piccoli mobiletti. Ed è una specie di piccolo guardaroba, contenitore per scarpe. Proseguiamo il tour di qua. E allora, qui c'è un'altra uscita verso il giardino dove siamo passati prima. Ma eccola qua. Non usciremo da qua perché non la usiamo mai questa uscita praticamente. E poi proseguiamo verso invece le stanze da letto, ovvero quasi tutte tranne la nostra. Allora, da questa parte adesso c'è un guardaroba. Però prima mi diceva Tomas che questa era la stanza degli ospiti. Sì, qua c'era un letto matrimoniale qua. E diciamo che qua dormivano gli ospiti. Ok, adesso invece ci sono un sacco di armadi, quindi c'è un sacco di spazio per vestiti, abiti, eccetera, eccetera. Quando stavamo qua, qui c'erano un sacco di miei cappotti, giubbotti, eccetera. E poi, di là, qui ci sono vari nostri acquisti. E poi invece, allora, qui c'è un altro bagno che non so se è il più piccolo, no, non è il più piccolo, è il più piccolo. Cioè, è come quello che c'è la cucina. E ci sono, vabbè, il nostro asciugamani, qui c'è la doccia, la vasca è là, e questo è quanto il mio costume, eccetera. Ok, ci siamo. E qui dal bagno proseguiamo per il corridoio, qui c'era appunto la stanza da guardaroba che abbiamo aspetta fatto che vedere prima. Sedimi. Questo quadro qua, sì, è stato il mio primo quadro che ho fatto a scuola. Sì. A scuola elementare a Gorizia. Ok. E questa era la nostra casa. Ah sì. E abbiamo fatto la stampa. Praticamente questo l'abbiamo 1990. Abbiamo incollato su i vari pezzi, i camini, la finestra, le porte, le colonne, così avanti. Per fare, diciamo, la casa. Ok, che bello. Sembrava un quadro super. La prima volta che me l'hai detto pensavo fosse tipo un quadro molto artistico di chissà quale valore, invece l'ha fatto Tomas. Però è bellissimo, poi tutto incorniciato. Ok, allora, poi qui c'è la libreria. La libreria. Questa è una foto di Tomas quando sciava agonisticamente. E qui c'è Tomas da piccolo. Guardate, sembra Dennis la minaccia. Dennis la minaccia. Sembra che stessi per combinare chissà cosa. E poi vabbè, qui appunto ci sono i dischi, qualche CD, un sacco di libri, eccetera, 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 eccetera. Poi poltroncine. E qui invece c'è il divano letto per gli ospiti, che a volte quando abbiamo ospiti dormono qua nel divano letto. E questo è quanto direi. Poi proseguiamo il corridoio, appunto lì c'è la zona giorno, abbiamo visto bagno, guardaroba, libreria. E adesso, allora, qui c'è un altro bagno, vi faccio vedere subito. E qui c'è il bagno che secondo me è il più bello della casa, anche il più grande. C'è il doppio lavandino con uno specchio gigantesco, gigantesco. E poi qui c'è la vasca da bagno. E qua dietro ci sono appunto i sanitari. E poi lì c'è la doccia. Io ho filmato anche qualche video qua nel periodo quando abitavamo qua. Ho filmato diversi video qua dentro. E, ok, penso che abbiamo visto tutto qua. Poi di qua c'è invece la stanza della sorella di Tomas, che però io non farei vedere, dai, per privacy. E la sua camera, quindi la lasciamo a lei. E poi invece qui c'è la stanza, ragazzi, che scusate, è tutto buio. In questa stanza invece, ragazzi, c'era il mio studio. Allora, io qui ho filmato i video da settembre-ottobre del 2015 fino a maggio 2016, quando appunto ho comprato casa.
E sì, qui c'era il divano, la mia scrivania era messa qua, qui c'era la mia specchiera, il divano era qui qua, c'era la mia specchiera, tutti i miei mobiletti eccetera eccetera, avevo messo anche i miei quadri e qui filmavo proprio davanti a questa finestra. Qui è molto bello perché c'è anche l'uscita verso il giardino e sì, e questo è quanto ed è bellissimo tornare qua, anche se questa stanza in realtà non la usiamo mai, però è bellissimo perché qui appunto ho filmato per un sacco di tempo, quindi i video che avete visto da quando sono tornata ad Amsterdam fino a quando ci siamo poi trasferiti nel mio appartamento, li ho filmati tutti qua, in questa stanza, tutti qua. E questo adesso non è niente se non una stanza relax, appunto, con il divano, e poi ci sono anche qua qualche libro, qualche CD. E poi proseguiamo, usciamo e andiamo di nuovo verso la zona giorno, perché lì c'è la nostra stanza da letto. La mia borsa YouTube con tutta la roba. E poi qui, allora, qui ci sono questi gradini che portano appunto alla nostra camera, che era la camera di Tomas. Era una mansarda prima. Era una mansarda e poi tu ti sei fatto la stanza. Sì. E noi siamo sempre qua quando siamo qua. E qui foto di Tomas di quando era teenager, ok? E poi di qua abbiamo appunto la nostra camera. E questo è il letto. Ma mi sa che la camera la conoscete, l'avete già vista. Questa è la prima foto che ci siamo scattati assieme, io e Tomas, che era proprio qua in questo giardino. E qui c'è un'altra fotina mia. E qui c'è il letto, ci sono due finestre e qui è bellissimo perché si vede, guardate un po', si vede la piscina, sì, è George. È bellissima la vista di questa camera. E poi qui vi ho fatto vedere prima, c'è anche l'uscita appunto con i gradini di prima verso la piscina. E qui c'è invece il bagno nostro, con appunto sanitari. E qui c'è la doccia, vi faccio vedere, taran, taran. È molto carino, anche se è piccolo questo bagno, ma è molto carino avere il bagno vicino alla stanza. Di qua poi dalla stanza giorno si esce anche e si va, qui c'è il tavolo dove pranziamo e ceniamo sempre in estate, c'è anche l'ombrellone e poi appunto di là c'è la piscina. Ma noi ritorneremo in casa adesso perché vi dobbiamo far vedere un'altra parte della casa che sicuramente già avete visto nelle varie stories eccetera eccetera, però dovete vederla. E si entra dalla cucina ed è quella porta là. Sì, allora qui siamo un po' stretti perché abbiamo, ci sono i gradini. E una volta questa era la cantina e adesso invece guardate che meraviglia c'è. C'è tutta una palestra super super equipaggiata e questa era fatta tutta Tomas. E c'è anche il bagno con la doccia. Con la doccia, che è il bagno della palestra praticamente, c'è la doccia e appunto un bagnetto molto comodo. E qui c'erano tre stanze. Qui manca solo la cyclette che però abbiamo portato a casa, sì, giù da noi, però per il resto c'è tutto. Una qua, una in mezzo, una alla fine, qua invece c'è un corridoio. Ok, e tu hai trasformato tutto in una palestra. Una palestra. Fa molto più fresco qua e qui vabbè ci sono tutti i macchinari e lì si esce, poi lì appunto c'è la zona con gli olivi e con la piscina e questo è quanto, molto molto bella la palestra, devo dire, un sogno. E questo è quanto, penso davvero che abbiate visto tutta la casa. Abbiamo fatto vedere tutto? Sì, abbiamo fatto vedere tutto, quindi tranne il garage. Ah boh, vabbè, ma il garage non penso che interessi tantissimo. Comunque questo è tutto, spero che vi sia piaciuto questo video mia family, spero che non sia troppo lungo perché veramente ci siamo dilungati troppo forse, però volevo farvi vedere tutto quanto e quindi niente, io vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani che è martedì con un nuovo video. Ciao.